Amici e amiche di Tecla Nerd, bentornati. Io sono Alessio, il vostro traghettatore scientifico di Eureka. Oggi, in pochi minuti, come sempre, cercheremo di sviscerare un argomento scientifico. L'argomento che tratteremo è vista optogenetica e tanto altro ancora. 42. Dunque, le neuroscienze da moltissimi anni sono praticamente il futuro e l'innovazione per quanto riguarda la medicina. Praticamente non ci stiamo più di tanto allontanando dalla famosa fantascienza. La fantascienza sta diventando sempre di più scienza e non sarà molto difficile da qui in avanti trovare anche delle situazioni che ci avvicineranno anche al mondo supereroistico, se vogliamo proprio dirla tutta una sorta di esoscheletro, un po' la Iron Man. Per aiutare ovviamente dei pazienti che hanno dei problemi alle gambe o anche altri arti. Oggi parliamo di una notizia veramente interessante, perché da poco è stato praticamente ufficializzato un esperimento molto importante. Un paziente di 54 anni, reso ormai cieco da più di 20 da una malattia neurodegenerativa come la retinite pigmentosa, ad oggi ha recuperato parzialmente la vista grazie a una tecnica che rende sensibili alla luce le cellule retiniche geneticamente modificate. È il primo caso, ovviamente, in tutto il mondo riportato di recupero funzionale di questa malattia grazie all'optogenetica. La retinite pigmentosa è una malattia degenerativa della retina che porta progressivamente alla perdita della vista, spesso fino alla completa cecità. Non esiste ad oggi una cura approvata per questa malattia. Purtroppo, appunto, come abbiamo detto prima, è degenerativa e quindi mano a mano che l'occhio si invecchia, inizia a deteriorarsi, in questo caso, la retina. Ad aiutare i pazienti c'è ovviamente uno studio di neuroscienze, di neurobiologia e una terapia genica indicata solo per una forma precoce della malattia sta dando dei frutti molto interessanti. Stando alla rivista Nature Medicine, la quale ha pubblicato lo studio proprio pochi giorni fa, l'esecuzione di un esperimento rappresenterebbe la prima applicazione di una tecnica che prevede l'uso di luci lampeggianti per controllare delle cellule cerebrali. Tecnica che è riuscita a restaurare per vie traverse nell'uomo la possibilità di percepire un mondo che gli è stato ovviamente negato per moltissimo tempo. La terapia genetica di questo innovativo esperimento si basa su una proteina prodotta dalle alghe, la quale altera il proprio comportamento proprio in risposta alla luce. In pratica, per spiegarla in modo meno tecnico, la parte profonda di un occhio dell'uomo è stata istruita con delle informazioni genetiche della proteina, cosa che lo ha reso sensibile a degli impulsi luminosi. Da qui in poi il resto del percorso è stato coperto con una soluzione meccanica, visto che l'occhio avrebbe praticamente reagito solamente alla luce ambrata. Il paziente alla fine ha dovuto soltanto praticamente indossare un paio di occhiali dotati di una videocamera e di un proiettore. La telecamera che cosa serviva? Serviva ovviamente a riprendere esternamente il mondo circostante. Il proiettore invece interno serviva per recuperare le immagini prese dalla telecamera e messe alla giusta lunghezza d'onda all'interno delle profondità retiniche. Dopo mesi di addestramento e di allenamento, chiaramente questo esperimento ha durato moltissimo tempo, l'occhio e il cervello hanno imparato questa nuova lettura del mondo, questa nuova lettura della luce e di quello che potevano percepire attraverso la telecamera e il proiettore in questo caso, permettendo all'uomo di vedere quanto basta per riconoscere degli strumenti e anche delle forme. Ovviamente questo esperimento si tratta di alcuni risultati preliminari di una ricerca ancora in corso, in cui gli autori hanno usato un vettore virale per inserire nel genoma delle cellule del fondo oculare del paziente il gene codificante per la proteina Crimson R, che risponde in modo ottimale alla luce con lunghezza d'onda di circa 590 nanometri, che corrisponde anche al centro dello spettro visibile. Come abbiamo detto prima, quindi grazie a questa ricerca il paziente è stato in grado di contare, riconoscere, localizzare e anche toccare diversi oggetti usando l'occhio trattato, come documentato ovviamente anche dagli schemi e dai tracciati elettroencefalografici che mostravano appunto dei segni molto vividi nello schema della corteccia visiva. Concludendo questo meraviglioso esperimento, la teoria optogenetica può essere appunto utile per ripristinare la funzione visiva con tutti quei pazienti e con quelle persone con cecità legate alla retinite pigmentosa. Tuttavia non stiamo parlando praticamente della nuova cura per questa tipologia di malattia, stiamo nella fase beta. Praticamente, però un risultato c'è stato e molto importante. Ovviamente nella scienza si hanno bisogno di altri risultati,
per avere un quadro più chiaro e soprattutto più efficace per quanto riguarda questo, questa tipologia di scoperta. Dunque, amici di Lega Nerd, con questa breaking news abbiamo concluso. Come sempre, attivate la campanellina e iscrivetevi al nostro canale di YouTube per non perdere nessuna delle notifiche. Fate un like se vi è piaciuto questo video e anche un dislike se non vi è piaciuto, come ho raccontato un pochino di scienza. E ovviamente al prossimo argomento, al prossimo video. Ciao ragazzi!